Salve! Buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, la mia mini rubrica settimanale in collaborazione con il canale di cinema Screen Week, in cui vi annuncio tutte le uscite cinematografiche della settimana. Non hai la più candida idea di che cosa ci propineranno al cinema? Non ti preoccupare, perché te lo dico io. Iniziamo subito con un film che promette tanto e lo promette bene. Sta sbarcando in Italia Jupiter, il destino dell'universo. Il destino dell'universo, non è il destino di casa tua, non è il destino del circo delle bocce. Il destino dell'universo. Roba seria. Roba scritta e diretta da due maestri della fantascienza filosofica e profetica. Dopo Matrix, dopo Cloud Atlas, i geniali fratelli Eddie e Lana Wachowski tornano a presentarci una spettacolare pellicola ai confini della realtà. Protagonista è la bellissima e sensuale Mila Kunis, passata dal cigno nero al grande potente Oz a fare la lavacessi per i Wachowski. Ma non badate alle apparenze, perché la Jenny from the Block del cinema è destinata a diventare la regina dell'universo. Cioè, mica pizza e fighe. Una già tanto se riesce a gestire bollette, figuriamoci l'universo. Insieme a lei, il pupazzotto dal muscolo guizzante e lo sguardo imbronciato, Channing Tatum. Per l'occasione, con le ricchiuzze a punta, che gli appartenenti al Team Spock o al Team Legolas apprezzeranno. E un imperdibile Eddie Redmayne, già candidato all'Oscar per la sua interpretazione del cosmologo Stephen Hawking in La teoria del tutto. E qui, in versione super super cattivo, ma proprio quanto sono cattivo, proprio cattivissimo. Con quel faccino d'angelo, muoio dalla curiosità di vedere la sua trasformazione. Infine, Sean Bean. L'attore ucciso più volte in assoluto in serie TV e film, riuscirà a mantenere in vita il suo personaggio stavolta? Jupiter Jones è nata sotto un cielo notturno, i cui segni hanno predetto che è destinata a grandi cose. Ora cresciuta, Jupiter sogna le stelle, ma sta nelle stalle e campa con le mani a mollo nel fondo delle tazze del gabinetto. Ma una certa fa jackpot, perché viene rintracciata da Kane, un ex cacciatore e un ex militare creato geneticamente. Poi dice perché c'ha orecchie a punta. Comunque, già ti arriva uno come lui che te cerca e ringrazi il cosmo. Ma non solo, perché il bello Figheiro le dice: bambola, pronta a gestirlo sto cosmo. Scene d'azione spettacolari, scenografia mozzafiato, per un'avventura fantasy firmata da due maestri in materia. Altrimenti vi propongo un valido avversario, Birdman o L'imprevedibile virtù dell'ignoranza. Questa pellicolina è candidata a ben 9 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. Roba che non passa inosservata. Ce lo dirige il regista di origini messicane Alejandro González Iñárritu, che di certo non è un pivello, e ha già dato alla luce film da pelle d'oca come Amores Perros, Babel e Beautiful. Protagonista assoluto è una divinità di fascino e bravura del cinema contemporaneo, Michael Keaton, l'uomo dallo sguardo più intenso che potrete mai incrociare. L'attore, scelto da Tim Burton per il ruolo di Batman nelle trasposizioni cinematografiche dell'89 e del 92, da supereroe diventa supereroe fallito nel film di Iñárritu, celebre ex supereroe Birdman. Il personaggio di Keaton cerca di mettere in piedi una pista teatrale a Broadway per ritrovare la fama per ma niente sarà rosa e fiori. Il film è montato come se fosse un unico piano sequenza, una regia incredibile e un cast di stelle, perché al fianco di Keaton troviamo Edward Norton e Emma Stone, candidati anche loro agli Oscar, Naomi Watts e un irriconoscibile Zach Galifianakis, il pazzoide di Una notte da leoni. Ma se cercate Risate alla francese, allora ho il titolo per voi: Non sposate le mie figlie. Box office francese con oltre 12 milioni di spettatori. In una famigliola per bene della piccola borghesia di provincia, i genitori dovranno affrontare le scelte non propriamente tradizionali delle figlie, cercando di fare buon viso a cattivo gioco. Mamma e papà si dichiarano di aperte vedute, ma in realtà si dimostrano alquanto conservatori. La quarta è pronta a sposare un giovinotto di colore. Toc toc, indovina chi viene a cena? Panico in famiglia. E se invece voleste Risate all'italiana? E allora per voi ho Non c'è due senza te. Vi ricordate la simpatica coppia gay di Cado dalle nubi, interpretata dai divertentissimi Dino Brescia e Fabio Troiano? Eccoli che tornano sul grande schermo. Ma non è uno spin-off, perché in questa commedia di Massimo Cappelli interpretano Moreno e Alfonso, che stanno insieme da anni e convivono felici. La loro vita scorre serena sotto gli occhi di quella cidona impicciona della vicina di casa, ma la routine quotidiana viene stravolta dall'arrivo di Niccolò, il nipotino di Alfonso. Così inizia una difficile convivenza a tre, complicata dal fatto che davanti al bambino i nostri eroi si fingono etero. Ed è l'arrivo di Laura, ovvero Belen Rodriguez, mangiatrice di uomini anche omosessuali a quanto pare, tanto che Moreno si prenderà una bella cotta per lei. Queste erano le prelibatezze della settimana. Quale film vi ispira? Quale andreste a vedere? Fatemelo sapere in un commento qui sotto. E per non perdere nessuna cine news, mi piacciate o followate le pagine Facebook e Twitter di Screen Week. Io invece sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!